sabato 19 febbraio 2011. Nuovamente benvenuti su legnanowebtv.com. Siamo come di consueto al Palavolley di Legnano, al palazzetto dello sport di Via Milano, e siamo qui per raccontarvi una nuova avventura della Focola Legnano. Focola Legnano che questa sera scende in campo contro un'altra avversaria che si intrappone tra la Focola e la scalata alla vetta, che sta ormai seguendo da un po' di stagione questa parte. Questa sera c'è di scena la Agile Volley di Trecate, quindi una squadra piemontese, quindi confinanti con noi, dopo la serie insomma di squadre bergamasche delle valli orobiche che abbiamo affrontato nelle ultime gare. Squadre bergamasche, come dicevamo prima, come la Brembana Val Brembo, che è stata affrontata nella 15ª giornata, che è stata appunto sabato scorso, e che ha perso per 3-1 contro la Focola Legnano. E quindi la Focola Legnano che si è portata in seconda posizione a 34 punti, con una classifica che vede quindi la famiglia Chieri e la Pallavolo Don Colleone di Bergamo in testa con 35 punti, seguite a loro volta dalla Red Volley di Villata e dalla Focola Legnano a 34 punti. Poi c'è la Agile Volley di Trecate, che è la squadra con cui, ricordiamo, sta per iniziare in questo momento la Focola Legnano, quindi sono a un punticino subito sotto di noi, a 33 punti. Poi abbiamo 25 punti, quindi un discreto distacco di classifica con la Foppa Pedretti Bergamo. Poi 21 punti Yamamae Busto Arsizio, 19 punti la Bentley Ford Sara, 18 punti il Alba, 16 punti Pallavolo Lecco, 15 punti BCA e Brembana Val Brembo, la formazione di settimana scorsa, Pallavolo Brezzo a 13 punti, Mocar Vercelli 10 punti, Fanalino di Coda, la Aquatec di Bodio Lomnago Varese, e che è ormai, diciamo, Fanalino di Coda ultima a soli 7 miseri punticini. Quindi nel gruppone di testa, dicevamo, c'è la Focol Legnano che è in seconda posizione, e chiude il gruppone di testa appunto la Agile Volley di Trecate. Agile Volley che potete vedere oggi è schierata con una casacca bianco-blu, casacca bianco-blu della Agile Volley, e invece, come ormai sapete, avete imparato a conoscere e probabilmente conoscete già da tanto tempo, la Focola Legnano con la classica casacca bianco-rossa, nonostante comunque il soprannome delle ragazze di Legnano sia Black Angel. L'anno scorso avevamo spiegato anche per via di vecchie scelte cromatiche, insomma, erano rimaste come soprannome gli Angeli Neri di Legnano. Angeli Neri di Legnano che stanno subito cercando di imporre il proprio ritmo di gioco davanti a un palazzetto che è pieno in ogni ordine di posto, come ormai siamo abituati ultimamente con le gare della Focola Legnano, poi anche in virtù dei risultati che sono stati messi in pratica in questo palazzetto. C'è sempre una buona cornice di pubblico, e quindi probabilmente anche voi state sentendo nelle vostre cuffie, nelle vostre case, nei vostri computer il suono, insomma, il vociferare del pubblico che è qui presente al palazzetto di Via Milano. Punteggio parziale in questo momento di 3-3, una parità che Armonia è riuscita a interrompere, quindi siamo su un parziale di 4-3 in questo momento. Laura Arbeta la battuta. Leggera rincorsa anche per lei, tiro sulla fascia, abbastanza debole la sua esecuzione. Nuovamente un punteggio di 4-4, quindi nuovamente in parità. E adesso abbiamo la
abbiamo tre cate alla battuta. Approfitterei, visto che stavamo parlando di classifica, approfitterei anche per darvi snocciolare ancora un po' di numeri, e quindi incomincerei anche a darvi l'elenco delle formazioni che sono schierate oggi sul rettangolo di gioco del palazzetto di Legnano, e partirei come di consueto quindi con le nostre ospiti, con l'Agile Volley di Trecate, che schiera con il numero 2 Zarini Irene, col numero 3 Morandi Silvia, col numero 4 Pergo Lorenza, col numero 5 Olivia Concetta, col numero 6 Turchetto Francesca, col numero 7 Golini Annalisa, col numero 8 Barboni Barbara. Per chi ha la remoce come me, questo ovviamente è un po' un problema. Numero 9 Baigueri Isotta, numero 10 Ghisleni Ramona, scusatemi, numero 11 Stefania Mo, numero 12 Giovannelli Martina. Chiedo scusa eventualmente se ho sbagliato a leggere qualche nome, perché ho una distinta scritta a mano. E torniamo invece, veniamo a leggervi sempre in qualità di numeri, vi leggiamo anche quella che è la formazione della Focol Legnano. Immagino che adesso vi metterete davanti ai monitor pronti a fare la ola ad ogni nome. Col numero 1 Veronica Landoni, col numero 5 Marica Armonia, col numero 6 Claudia Crotti, col numero 7 Anna Colonna Romano, col numero 8 Elisa Massara, col numero 9 Laura Erbetta, col numero 10 Giorgia Arcuri, col numero 11 Giulia Brenna, col numero 12 Federica Biganzoli, col numero 15 Elena Migliorin, col numero 17 Claudia Anselmo. Poi, come di consueto, sappiamo benissimo, abbiamo il nostro allenatore Massimo Pacifico, coadiuvato da Daniele Conti come suo secondo. Purtroppo non ho in distinta, non ho i nomi degli allenatori ospiti. Vediamo poi se durante il proseguo della partita ci sarà la possibilità di recuperare qualche altro nome. Comunque, per adesso abbiamo la distinta delle avversarie, e come di consueto abbiamo la lista delle nostre giocatrici. Nostre giocatrici che adesso si apprestano al primo time out tecnico degli 8 punti guadagnati da Legnano. Quindi abbiamo un parziale in questo momento di 8-7. Siamo con le immagini, come potete vedere, su Mister Massimo Pacifico. Abbiamo come di consueto le immagini di Renato Olgiati, che vi sta mostrando la mimica, come di consueto, che vogliamo carpire ogni volta l'espressione di ogni allenatore su quello che potrebbe dare qualche dritta, qualche piccolo accorgimento alle proprie giocatrici. Non abbiamo fatto come avevamo ipotizzato, preventivato la volta scorsa, non abbiamo microfonato il nostro coach. Poi i microfoni spenti, certo, no, forse non è il caso, anche per non dare adito a squadre avversarie di sentire, insomma, i preziosissimi consigli che dà ogni volta alle proprie giocatrici. Quindi i segreti di famiglia rimangono in famiglia, e mentre le formazioni tornano adesso nella propria area di gioco, pronte a riprendere questo primo set che la Focol Legnano sta conducendo per 8-7. 8-7 in battuta abbiamo Elisa Massara. Buona la recezione di Trecate. La schiacciata proprio nell'area di competenza di Massara sorprende l'atleta legnanese, e quindi si torna nuovamente su un punteggio di parità. Sono tornate a fare il proprio ritorno, scusate gioco di parole, qui al Palavolle di Legnano, anche le trombette da me odiatissime, perché mi coprono totalmente l'audio, e spero non si sentano più di tanto neanche nella cronaca.
le trombette, le vuvuzela di Legnano, che sono state ormai bandite da tutti i campi di calcio nazionali e internazionali. Probabilmente c'è un rivendita qua sotto e le hanno regalate tutte qua al Pallavolley, visto che abbiamo gli spalti pieni nuovamente di trombette e oggetti per fare rumore di ogni tipo. Dieci a 9, sempre per Legnano. Legnano che ricordiamo è in piena zona playoff, rimane saldamente in zona playoff, è sempre più vicina alla vetta della classifica. Oggi, come avevamo già accennato, è una prova assolutamente di forza, perché è un avversario che è al pari con le biancorosse, quindi la partita di oggi sarà fondamentale per il cammino della formazione legnanese verso la fine di questo campionato di serie B2 femminile. E ovviamente, come dicevamo, questo sarà, diciamo, un po' una verifica di quello che è lo stato di forma della Focola Legnano. E riguardando la partita di settimana scorsa, possiamo dire che comunque ci sono state grandi soddisfazioni delle centrali e una nota di merito, insomma, mi segnalavano gli amici della Prealpina, era stata anche proprio Elisa Massà, che abbiamo visto poco prima fare la propria esecuzione. È stata una delle ragazze che più si sono, una delle atlete che più si sono messe in mostra con la partita contro la formazione della Val Brembo. Torniamo quindi in cronaca spicciola con l'ennesimo pareggio, siamo sull'11-11. Che è stato appena cambiato in 12-11 per Legnano. Erbetta la battuta. Il muro di Legnano proprio con Massari in coppia con Landoni ha chiuso la porta all'attacco di Trecate. E quindi di nuovo Laura Erbetta la battuta. Vediamo anche poi quali sono le partite che sono in programma oggi. Oggi abbiamo anche, sono in campo alle ore 21 a Vercelli, la Moca Vercelli, che sta ospitando la Val Brembo, quindi la formazione che abbiamo battuto settimana scorsa. A Bergamo la Foppa Pedretti sta sfidando al Red Volley di Villata. Poi abbiamo a Albese con Cassano il CS Alba, che invece ospita la Yamamai di Busto Arsizio, mentre a Gazzada Schianno con l'Aquatec di Bodo Lomnago, che sta ospitando la Pallavolo Don Colleone di Bergamo. Alle 17 invece c'è stata la partita, sempre oggi, tra a Pinerolo, tra la Bentley Ford e la Pallavolo femminile di Bresso. E concludiamo quindi il giro della 16ª giornata di pallavolo con la Pallavolo Lecco Alberto Picco, che sta ospitando in questo momento la formazione della famiglia Chiere di Torino. Quindi questo è anche l'elenco completo di quelle che sono le partite che si stanno giocando questa sera, ad eccezione poi della partita che si è giocata a Pinerolo con la Bentley Ford. Quindi che tutte le formazioni, le partite che si sono giocate oggi, come dicevamo appunto, 16ª giornata di volley femminile B2. Tentativo di sfondamento per Armonia, Brenna in ricezione, alzata di Erbetta, ancora Armonia, fuori. La Armonia manda la palla in out quando siamo su un parziale, tanto per cambiare, di 14-14. Ovviamente, come è possibile immaginare, una formazione che è meno sulla carta stretta competizione con Legnano, non sembrano esserci grossi problemi nella formazione ospite a livello di sostituzioni, a livello di infortuni. E quindi adesso proprio la stessa Marga Armonia che ha sbagliato tutto in ricezione,
e si va quindi sul time out del 16-14, questa volta appannaggio della formazione piemontese. Dicevamo appunto che essendo una partita tra due squadre che sono a un punto di distacco e sono tutte e due in zona playoff, è ormai da immaginarsi, insomma, una partita che si giocherà colpo su colpo in virtù appunto della posizione sempre più ambita della vetta, ormai a pochi punti di disponibilità, e quindi due squadre che si stanno giocando i playoff ma soprattutto la possibilità di guardare tutte le altre dall'alto, e quindi sarà una partita molto 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 difficile. Sbaglio in fase di attacco e la Focol adesso è sotto di 3 punti, quindi siamo 17-14. In battuta adesso Annalisa Golini per Vercelli. Trecato, scusate. Time out chiesto da Legnano, e vediamo appunto il nervosismo che si sta enfatizzando mister Pacifico. Vediamo anche Veronica che sta cercando, Veronica Landoni cerca di dare la carica alle proprie compagne, perché siamo 18-14, quindi si può benissimo ancora portare a casa questo primo set, tutto è ancora da decidere. E vediamo che adesso le ragazze sono pronte per fare il proprio ingresso in campo. Nuovamente Golini alla battuta, vediamo l'attacco di Landoni, Murato, nuovamente Brenna in bagger, il servizio adesso ancora per Legnano, Landoni di nuovo, riesce comunque a tenere in gioco la palla, trecate, però è la Focol che ha la meglio e conquista il 15° punto. Veronica Landoni alla battuta, precisa la risposta di Trecate e preciso anche l'attacco che ha fatto la formazione piemontese, trovando un attimo di distrazione per Legnano, ma soprattutto un buco alla sinistra delle nostre giocatrici. Giovannelli, c'è laterale su Elisa, e viene fischiato anche un fallo per Legnano, gioiscono le piemontesi. Nuovamente un time out chiesto sempre dal mister Pacifico, e adesso c'è qualcosa che non va. Effettivamente c'è qualcosa che non va. Il punteggio adesso è di 20-15 il parziale, quindi si sta allargando la forbice che divide il Legnano dalle ospiti. Quindi bisogna cercare di ritrovare la retta via, come direbbero i più forbiti. Vediamo che dal canto Lole le avversarie sono già schierate sulla linea pronta per entrare in campo. Quindi nulla di più da aggiungere a quanto detto negli spogliatoi per la formazione piemontese. E poi riparte quindi Giovannelli. Brenna in ricezione. L'attacco di Croti che va a contrastare sempre la stessa Giovannelli, che, passatemi il termine, sbuccia la palla e quindi si riconquista il servizio.
Elisa Massara, il suo servizio battuto in questo momento. La ricezione di Golini. E trova impreparato adesso il nostro libero. C'è stato un attimo di distrazione dalle parti di Legnano. Attacco di Biganzoli, però viene fischiato un fallo. Fallo quindi che favorisce la Focol. Focol che si è portata quindi a 17 lunghezze contro 21. In questo momento però di nuovo cambiato il risultato, siamo 22 a 17. Quindi si sta avvicinando sempre di più la fine di questo primo set. Legnano che però deve cercare di ritrovare un attimo la quadra, perché c'è un ritmo di gioco che è riuscito a imporre adesso la squadra piemontese. Per fortuna Barbara Barboni è riuscita a mandare direttamente sulla rete, fermando un po' il ritmo che ha messo la squadra ospite. Ventitré a diciannove. Adesso c'è una sostituzione, esce Landoni ed entra anche Claudia Anselmo. Brenna, è la stessa Anselmo che prova subito l'attacco, il muro però riesce a alzare il pallone, un pallonetto sotto rete anche per Perego. Nuovo Perego alza impenna la palla, la schiacciata però è in out e quindi Legnano riconquista il servizio su un punteggio parziale di 23 a 19. Laura Erbetta alla battuta. Come dico, siete una piccola rincorsa per lei. Il muro che ha messo un po' in difficoltà Biganzoli. Nuovamente un fallo, probabilmente un rientro dalla seconda linea. E quindi se ne avvantaggia Trecate che adesso va in battuta con Ghisleni su un parziale di 24-19. Attenzione a non commettere uno sbaglio. Come non detto, 25-19, si conclude con questo punteggio il primo set, quindi Trecate si porta a casa il primo parziale, ripeto 25-19, quindi un punteggio a favore di Vercelli. Trecate. Secondo set con Trecate che sorride, Trecate che sta conducendo come parziale di questa partita contro la Focol Legnano. E ricordiamo appunto che su questo secondo set inizia con la vittoria, momentaneo, insomma, vantaggio della formazione ospite, che ha concluso il primo set sul punteggio di 25 a 19. Campi invertiti, speriamo che si inverta un po' anche la rotta della partita. Ovviamente noi come Web TV legnanese siamo al fianco delle biancorosse di Legnano, non potrebbe essere altrimenti.
come dicevo nel primo set, è sempre un grande tifo qui a Legnano, ogni punteggio comunque viene sempre sottolineato dal pubblico presente con ogni tipo di attrezzo atto a generare qualunque tipo di rumore. Come potete appunto sentire, ogni momento è buono, via. Parziale di 3-0 per la Focol. E adesso il tentativo di attacco che va a buon fine con Perego che riesce in schiacciata a conquistare il primo punto per l'Agile Volley di Trecate. E adesso è la stessa Perego che si appresta a battere il servizio. Niente rincorsa per lei, direttamente senza problemi Biganzoni in recezione. La schiacciata di Crotti e quindi ristabilisce nuovamente il dominio legnanese sulla partita e torniamo con un parziale di 4-1. Claudia Crotti, la sua battuta lunga. Adesso contrattacca Golini. Una palla che ha rischiato di uscire, è riuscita a cogliere proprio la linea di demarcazione del campo e quindi nuovo punticino per la Agile Volley di Trecate. Tenta il pallonetto, doppio pallonetto, prima Armonia e poi Anselmo. Non è riuscito però l'attacco e quindi è stata nuovamente Trecate che con un colpaccio adesso si è riportata in battuta direttamente con la numero 10 Ghisleni Ramona. Alza Erbetta, Armonia, il muro. Qui oggi sta facendo la differenza l'altezza delle giocatrici ospiti. Abbiamo uno schieramento in prima linea che ci ostacola tutte nelle fasi di attacco. Io non ho i dati ufficiali con le altezze delle nostre avversarie. No, guardando ovviamente in casa nostra, in casa Focol, l'unica che sulla carta può battere in altezza è proprio Marca Armonia con i suoi 184 centimetri di statura. E poi subito Elena Migliorin con i suoi 183 centimetri, sono diciamo le due punte di diamante della Focol in fatto di altezza. Poi abbiamo ovviamente anche Claudia Crotti con 183 centimetri e quindi devono opporsi alle ragazze piemontesi. Un'altra chiusura del muro di Trecate. Come dicevo poco fa appunto, è difficile insomma riuscire a sfondare con gli attacchi con queste giocatrici. Si tenta il pallonetto, ci prova appunto Anselmo. Però nuovamente la chiusura trecatese, scusate questo neologismo. Nuovamente in vantaggio le ospiti, 7-5, lungo. Alza il pallone Bren, in qualche modo arriva Armonia, poi Massara. Adesso arriva il momento di attaccare
per Trecate, chiude il muro legnanese e quindi il nuovo punto conquistato da Legnano e si torna ancora una volta sulla parità 7-7. Armonia della lunga distanza, come di consueto senza la rincorsa. Arriva l'attacco di Barboni. 8-7, quindi conquista il time out. È un attacco di Barboni che ha sorpreso un po' tutte le giocatrici di Legnano. Di Legnano che si trovano un po' spaesate, praticamente non riuscendo a sfondare come di consueto con il muro avversario, devono cercare di trovare nuove strade per sfondare appunto la difesa ospite, trovare una via di accesso appunto alla chiave di volta della partita. Però stanno incontrando molte difficoltà e questo innervosisce, quindi certe volte può provocare anche errori di distrazione che sarebbero più facilmente evitabili in altre situazioni. Tutto è pronto adesso per l'ingresso in campo delle formazioni. Abbiamo approfittato che qui in postazione di commento abbiamo come di consueto dei tifosi, quindi ci piace sentire anche la voce del tifo che è qui presente al palazzetto, e quindi vorrei chiedere al nostro amico che è venuto qui in postazione di commento un commento, scusate il gioco di parole, su questa partita che sulla carta era difficile e si sta rivelando difficile anche sul campo. Buonasera a tutti. Una partita, come definirla, una partita molto importante innanzitutto per le due squadre e per la classifica del girone. Sicuramente Trecate è una squadra molto alta da un punto di vista fisico, è una squadra tecnicamente molto forte, è una squadra che ha il piglio giusto, come si suol dire, perché ha tutta gente abituata da anni a fare la differenza, da Golini a Barboni in B2, opposto della nazionale juniores, pre-juniores, la Silvia Morandi, un allenatore molto bravo, tecnicamente molto bravo, con cui ho avuto l'onore di lavorare qualche anno nelle giovanili dell'Assist del Novara. Dall'altra parte un allenatore altrettanto bravo come il ministro del Pacifico, una squadra costruita in estate sicuramente bene, un po' nervosa stasera, un po' troppo nervosa, fallosa soprattutto in ricezione e in attacco. Cioè, il fatto che non riescono a trovare una strada per fare punti, trovandosi davanti appunto un vero e proprio muro con queste giocatrici molto alte, non può far altro che nervosire le giocatrici legnanesi. Assolutamente, Trecate è una squadra che batte molto bene, è nel suo DNA, la insegna molto bene questo fondamentale Stefano Colombo, e con tutti i centimetri che hanno davanti a muro è veramente difficile passare. Bisogna avere tanta pazienza che in questo momento sta venendo un po' meno perché è calata la ricezione, è calato un po' la battuta, anche se in questo momento hanno fatto un buon muro sul posto 4 di Trecate. Adesso vediamo come batte Legnano, battuta tattica corta, palla Silvia Morandi. E in qualità di tecnico voglio anche chiederti quale potrebbe essere la chiave di questa partita per la Foco a Legnano, quale potrebbe essere il punto debole di Trecate? Il punto debole di Trecate? Trecate è una squadra che non ha grandi punti deboli, ha un ottimo libero, forse dovrebbe riuscire a battere, a dare un po' più di consistenza, a innervosire i due laterali, le schiacciatrici, i ricettrici, e metterle più sotto pressione in battuta. Ribaltare un po' quello che è la situazione in questo momento, con Legnano che si sta innervosendo e Trecate che ne sta approfittando.
Esatto. Esatto, assolutamente, riuscire a scardinare la ricezione, anche perché comunque per quanto sia talentuosa, brava ed esperienza la Ramona Ghisleni, palleggiatore di Trecate, ricordiamo anche secondo in A1 a Chieri, è ferma da qualche anno, quindi ha già una certa età, le manca un po' il fatto della competizione. Certo, quindi bisogna cercare di martellare, quindi cercare di indurre un po' le avversarie a commettere qualche errorino, qualcosa che possa poi anche cominciare a far capire alle nostre, le nostre opposte che la partita potrebbe prendere un verso sbagliato, quindi farle nervosire. Ma onestamente può veramente, queste partite si decidono sul filo di lana, come si suol dire. Chi riesce a dare più continuità ai fondamentali di battuta e ricezione solitamente porta a casa il bottino. E qua ne abbiamo una prova, subito una battuta corta sul laterale di Trecate, ace diretto, punto diretto. Golini è una che solitamente ha questi problemi sulla palla corta, vediamo se è ancora quella la scelta. Battuta sul libero, sulla Baiguieri, che non riceve benissimo. Palla d'esperienza del posto 4 di Trecate. Invasione a rete del muro, punto Legnano. E Legnano che adesso si è portato nuovamente sul parziale di 13-13, quindi partita che è di nuovo sulla parità, come diceva appunto il nostro amico, la partita oggi si sta giocando ovviamente sul filo di lana, quindi si giocherà colpo, punto su punto. Chi avrà più lucidità porterà a casa la partita, come al solito. Quello sicuramente. Squadre costruite bene a inizio anno per traguardi importanti nei match clou, chi riesce ad arrivare fisicamente e lucido nel momento importante porterà a casa la partita. Sì, perché per la partita di oggi bisogna aumentare, insomma, la quantità di concentrazione che viene di solito utilizzata nelle partite che abbiamo visto finora, perché come dicevamo abbiamo davanti delle degne avversarie che hanno una differenza in centimetri che si sta facendo vedere sul campo, e quindi assolutamente bisogna cercare di non cadere nel tranello, insomma, della perdita di concentrazione, quindi bisogna cercare di crederci come al solito in fondo, ma questa sera anche qualcosa in più. Ha provato il colpaccio come al solito Marco Armonia e si va il 16-13 e quindi nuovamente time out. Una manciata di secondi al termine di questo time out, siamo mai a 7 secondi dalla fine, come vediamo Trecate è già pronta a fare il proprio ingresso in campo, mentre lì hanno ancora qualcosa da ridefinire con il proprio coach Massimo Pacifico, e in questo momento c'è l'ingresso in campo delle due formazioni. Ricordiamo un parziale che vede Vercelli condurre per 16-13 contro Legnano. Legnano abituato a sfondare, a trovare insomma facile terreno in ricezione, nella ricezione dell'avversario. Questa sera davanti delle degne avversarie sia in ricezione che in battuta. Nuovamente fuori misura l'attacco di Biganzoli, e quindi ne approfitta Vercelli per portarsi sul 17-13 di parziale. Io purtroppo continuo a sbagliare, Trecate con Vercelli, purtroppo dovrò farmi un appunto gigante oggi.
Dopo poi la formazione dell'Agile Volley di spostare la propria sede da Trecate a Vercelli, così mi facilita la vita. Claudia Cotti, la battuta. E qui si permettono anche con un pallonetto sotto rete, c'è spazio anche per questo, per Trecate. Legnano che è praticamente ferma sul 14° punto, siamo un po' imbambolata. Sta subendo molto il gioco di volley di Trecate. Centrale, la battuta di Erbetta. Sul laterale riesce a trovare uno varco tra Brenna e Biganzoli e quindi nuovamente in vantaggio, o meglio nuovamente in servizio Trecate, con il parziale di questa volta di 19-15. Pronta la risposta di Biganzoli. La battuta direttamente su Brenna e nuovamente punto 20-15, 5 lunghezze di distacco con Legnano e viene chiesto ancora una volta un time out per cercare di spezzare il ritmo che ha imposto Trecate. Legnano sta subendo, in questo momento sta subendo la forza, la padronanza che sta dimostrando Trecate. Un po' si è persa, vediamo tanti errori in ricezione, errori che non siamo abituati a vedere dalla formazione legnanese. Tanta confusione, come viene appunto suggerito, per la formazione di casa. Ripartiamo quindi da 20-15 di parziale, secondo set. Ricordiamo che il primo set si è concluso 25-19, sempre a favore di Trecate, quindi Legnano che è sotto di un punto in questo momento. Biganzoli, l'alzata di Erbetta, la schiacciata di Amonia e viene segnato nuovamente un fallo. Vediamo che c'è una contestazione a parte delle ospiti. L'invasione era del laterale della Focul, però è stata attribuita al posto 4 di Trecate. E chiude la porta la Focol con Landoni e Massara e quindi adesso si avvicina ancora di più la Focol con un parziale di 17 contro i 20 delle ospiti. Marca Armonia, la sua battuta in ricezione, nessun problema per Trecate. Nuovamente ha segnato un'invasione per la formazione ospite e quindi ne approfitta Legnano, che in questo momento è a due lunghezze. Time out chiesto questa volta dalla formazione piemontese. Siamo mai alle battute finali del secondo set, sembra che la Focol stia ritrovando un po' di coraggio. Sì, Focol sta trovando un po' di coraggio in battuta, ha messo in difficoltà la ricezione di Trecate non è riuscita a contrattaccare, a fare la fase di cambio palla in modo efficace, ha preso un muro, un fallo di invasione di seconda linea, si è fatta sotto. Ecco, adesso devono anche riuscire a essere più efficaci nella fase
di cambio palla, ovvero sulla propria ricezione, e allora sì che si riapre la partita. Ma siamo alla fase più delicata di questo secondo set. Sbaglia la ricezione Baigueri, sbaglia la ricezione, attaccata, quindi nuovamente la Elin, manca armonia sulla fascia, addirittura la sua battuta, in qualche modo riesce comunque a recuperare tre carte. Biganzoli, l'attacco di Morandi e il tentativo di sfondamento ancora di Biganzoli, alzano ancora per l'attacco di Trecate, la schiacciata di Landoni, prontamente respinta dal muro ospite, ancora Biganzoli, nessun problema in recezione per le ospiti. Adesso arriva l'attacco, ancora Biganzoli, Erbetta, ancora Federica Biganzoli, e la palla esce 20-20, si ristabilisce la parità dopo un lunghissimo fraseggio tra la formazione legnanese e la formazione di Trecate. Quindi dicevamo, Legnano doveva trovare un po' di doveva ritrovare il coraggio, doveva trovare la concentrazione sul proprio palleggio, così è stato, e quindi Legnano in questo momento ha la possibilità di farsi nuovamente sotto. È ancora tutto aperto. Adesso abbiamo Martina Giovannelli alla battuta. Vediamo come si comporterà in questo momento la Focol sulla ricezione. Nessun problema, invece no. No, infatti, strada sbarrata. E quindi nuovamente un time out. Siamo quindi su un parziale di 22-20 per Trecate. Se risolve i suoi problemi fisici alla schiena che hanno limitato gli ultimi due anni di carriera, Silvia Morandi, classe 88, è sicuramente un opposto da alta B1 se non A2. Io sto guardando invece i dati, i numeri insomma della Focol con l'altezza delle nostre giocatrici, però non ho sotto mano la distinta con tutti, con l'altezza delle giocatrici di Trecate, però mi sa che qua non c'è storia. Credo sia la più alta del campionato, forse con Vercelli, siamo lì, forse con Vercelli. Nel frattempo siamo sul 23-20, sempre per Trecate, quindi... Migliorino al posto di Massara, quindi si tenta anche con una sostituzione. Gila Brenna, la recezione, il pallonetto tentato da Landoni e sfonda tutto Morandi. Quando passa sopra così è veramente difficile per la difesa fare delle scelte e riuscire a difendere. Ormai siamo sul 24-20. Landoni, suo è il 21esimo punto di questo secondo set, e quindi riconquista il servizio la Focol e si porta in battuta proprio la stessa Veronica, pronta a dire la sua. Si conclude così questo secondo set, e quindi l'Agile Volley di Trecate conquista anche il secondo punto parziale, quindi siamo secondo set concluso su 0-2, e ci vediamo tra pochissimo per il terzo set. E siamo al terzo set che vede
la Agile Volley di Trecate condurre la partita per 2-0. 2-0 in virtù del primo set finito sul 25-19 e il secondo set conclusosi con il punteggio di 25-21. Facciamo un piccolo riassunto della partita che si presentava sulla carta ostica e si è presentata sul campo in maniera ancora più ostica se possibile, con la formazione piemontese che ha tanti centimetri da opporre all'attacco legnanese e quindi una formazione casalinga che fa fatica a trovare la strada per i punti, fa fatica a conquistare i punti con conseguente nervosismo in campo, quindi difesa con qualche errore di troppo e quindi una Agile Volley che può trovare più facilmente insomma punteggio qui a Legnano. Sì, oltre ai tanti centimetri hanno anche tanta esperienza i giocatori di Trecate, tutte ragazze che vengono da campionati superiori o sempre state impegnate in formazioni che sono giunte ai playoff o hanno fatto il passaggio di categoria. Sì, ricordiamo poi tra l'altro che sono due squadre che sono in piena zona playoff, sono tutte e due pronte a conquistare la vetta di questa B2, quindi gara ovviamente agguerrita da coltello tra i denti. Campionato onestamente molto bello, campionato molto combattuto. Io sono stato a vedere Green Volley, Red Volley Villata la settimana scorsa. Hanno la banda, la Serrano, che ha qualche problema fisico. Stanno, per loro fortuna, stanno giocando contro squadre facili, abbordabili, quindi stanno portando a casa punti. Il campionato si deciderà alla fine chi riuscirà ad avere meno infortuni, chi riuscirà a star più sul pezzo e si aggiudicherà la promozione in B1. Sì, anche se diciamo comunque che fino appunto all'Agile Volley siamo tutte a un punticino di distacco, poi già Foppa Pedretti 25 punti contro i 33 di Trecate, 21-19 e via via scende, quindi si sta un po' delineando la testa di questa classifica con, come dicevamo, le formazioni della famiglia Chieri, della pallavolo Dolco Leoni, Red Volley, Legnano, Trecate, insomma, senza dimenticarci ovviamente la Foppa Pedretti, sono un po' le candidate alle zone alte della classifica. Trecate riprende ancora a martellare al servizio. Ora sbaglia, giustamente. Adesso siamo un parziale di 4-3, 4-3 per le ospiti. Elisa Massara. Questa volta chiude bene il muro legnanese. Claudia Crotti, Elisa Erbetta hanno fatto, come dicevamo, Claudia Crotti e Elisa Erbetta sono tra le più alte di Legnano perché hanno rispettivamente 183 centimetri e 184 centimetri. Ecco, questa è la fase che devono migliorare, su cui in questo momento stanno andando molto bene. Sulla fase di battuta hanno fatto innervosire la numero 8 Barboni, storicamente un atleta molto suscettibile a queste cose. Appena stata cambiata, attenzione adesso alla ricezione di Massara. E Silvia Morandi sale in cattedra e porta a casa un altro punto per Trecate. 5-5 il parziale, nuovamente la parità e il servizio, come dicevamo, per Trecate con Morandi alla battuta. Brenna, la sua ricezione, l'alzata per Crotti, tenta il pallonetto, capisce tutto però Trecate.
nuovamente fischiato un fallo, un po' dubbio. Onestamente dubbio. Quindi nuovamente la battuta a Morandi. Il colpo decisivo di Claudia Crotti, quindi riconquista nuovamente il servizio per Legnano. Adesso alla battuta si sta portando Federica Biganzoli. Prende la rincorsa, come di consueto, Federica, abbastanza centrale il suo servizio. L'attacco di Turchetto. Invasione del muro trecatese, punto Legnano. E quindi nuovamente il servizio per Legnano nelle mani, come dicevamo, di Federica Biganzoli. Fuori, sì. Ho avuto un palla attimo fuori. Di smarrimento anch'io, perché ho guardato. La pass di Claudia Crotti esce di due dita. Sì, ho avuto anche un attimo di smarrimento, un po' tabellone, arbitri. Pass di Crotti, muro di Golini. Sì, ha chiuso la porta di netto e quindi nuovamente time out, nuovamente conquistato dalle ospiti. 8-7. Vediamo in questo momento mister Pacifico con la grinta che lo contraddistingue, sta cercando di spiegare probabilmente qualche fase di attacco con anche, vediamo, Armonia che cerca anche lei di dare la carica e di spronare le proprie compagne. Mister Colombo invece sulla panchina di Trecate chiede più attenzione in ricezione, sul movimento di gambe, soprattutto ai due laterali. Però vediamo che comunque la panchina piemontese è molto più tranquilla, comunque non potrebbe essere altrimenti in virtù dei due punti conquistati finora. Si rientra in campo, pronti a giocare. Potete giocare ancora qui al palazzetto di Palavolle di Legnano. Turchetto. E questa volta Crotti ce la fa, trova il varco e quindi conquista l'ottavo punto per Legnano e si appresta alla battuta. Gianflo di Crotti sul libero. Fast murata d'Armonia. Qua c'è stato già qualche piccola sbavatura in ricezione per Trecate. Assolutamente. Questo set, le ragazze di Legnano sono entrate più cattive già dalla fase di battuta e stanno mettendo in difficoltà il cambio palla di Trecate. Toccata distinto per Federica, che quindi concede così il punto e il servizio agli avversari. Avversari che adesso con Perego in battuta. Alla battuta. Out. Trecate un po' falloso in battuta in questo set. Ne ha già sbagliate tre. Sarà contento mister Pacifico. Gli sta dando sicuramente una grossa mano. Sì. Nessun problema questa volta in ricezione per Trecate. Bella questa scherzata. Ghisleni. Del palleggiatore Ramona Ghisleni. Questo è un colpo da manuale.
Ricezione di Biganzoli, primo tempo, attacco Murato si rigioca. In qualche modo Erbetta, armonia e poi palla nuovamente fuori. Adesso è la stessa Ghislaini nuovamente alla battuta. Recessione di Brenna, alza Erbetta, il colpo di Massara, la recessione ancora di Trecate senza problemi, viene fischiato un fallo a favore di Legnano. Quindi armonia alla battuta. E qui c'è qualcosa da rivedere sulla recezione. Ottimo, perché stanno battendo su Golini dopo aver fatto uscire Barboni. Bisogna cercare insomma di far crollare un po' la sicurezza delle piemontesi. Fallo di accompagnata su Golini, punto ancora per Legnano. Legnano che adesso è in vantaggio con un parziale di 13-11 e nuovamente Armonia che sta per fare la propria battuta. In questo momento la palla molto corta e sorprende la recezione di Trecate, e quindi nuovamente un colpo da maestro per Marica e time out chiesto da mister Colombo. E qui adesso bisognerà rivedere qualcosa sulle recezioni. Assolutamente. I posti 4 di Trecate sono andati in confusione, Barbara Barboni è già stata sostituita, subito innervosita sulla sua fase di ricezione, adesso è stata presa di mira la Golini, vediamo cosa deciderà coach Colombo, se lasciarla in campo, darle fiducia o provare qualche cambio. Molto bene la fase di battuta in questo inizio di terzo set. Sì, ci credo un po' l'effetto sorpresa, Armonia battendo molto molto corto. Vediamo se... No, non ha cercato nuovamente di ripetersi con questa battuta. Erbetta alza per Biganzoli. Fuori. Buona. Colpo svirgolato di Morandi, che comunque finisce all'incrocio delle righe. Sì, nuovamente un colpo sul filo veramente dell'out. No, questa volta è fuori. E torna in campo Crotti con l'uscita di Giulia Brenna. Landone nella battuta. Trecate mette giù subito il primo cambio palla dopo aver sbagliato l'ennesima battuta. Coach Colombo chiama Stefania Mo sulla panchina, pronta a scaldarsi. Giovanelli la sua battuta. Ennesimo fallo fischiato Legnano e quindi nuovamente Trecate che torna al servizio con Martina Giovannelli. Di forza Biganzoli. Ottima diagonale lunga di Biganzoli che ci porta al secondo time out tecnico, punteggio di 16-14 per le locali. Primo time out degli 8 punti conquistato da Trecate, secondo time out questa volta conquistato da Legnano che sta cercando di ribaltare l'andamento della partita, quindi un parziale di 16-14 con questo diagonale lungo come dicevamo di Federica Biganzoli che di forza vuole ribadire la potenza, la voglia che ha Legnano di vincere questa gara, la voglia che ha Legnano di conquistare le posizioni, la vetta della classifica della B2. Nonostante appunto una degna avversaria come Trecate,
qui bisogna dare il tutto per tutto, il 101% questa sera. Eh sì, perché o si ribalta la partita in questo set o non ce ne sono altri. No, appunto. Siamo al momento decisivo, quindi bisogna far capire subito chi comanda. Però ho come l'impressione che Tecate non voglia cedere. Tecate è una squadra arcigna, una squadra solida. Una squadra che fa adesso subito il cambio palla e rimane in scia. Entra Stefania Mo al posto di Silvia Morandi, cambia all'opposto, un'ottima atleta da seconda linea, un'ottima atleta in fase di difesa, mancina, vediamo la sua battuta. Pass di Crotti, cambio palla per Legnano. Tutto un po' sporca per Stefania Mo. Pasticcia sotto rete, armonia. Fast di Perego, di Trecate, e c'è ancora. Ancora una parziale di 17-16 con Legnano che sta ancora conducendo questo parziale, però è una lunghezza di, anzi due in questo momento, di distanza dalle avversarie. Turchetto, ennesima battuta sbagliata per Trecate. Ho smesso di contarle. Claudio Crotti. In qualche modo ci mette una pezza Elisa Massara, però non c'è una compagna pronta a raccogliere il pallone che ha fermato Elisa, e quindi nuovamente cambio palla, servizio per Trecate. Tutta l'esperienza di Golini che gioca sulle mani del muro. Pallonetto per Landoni. E fallo nuovamente segnato. Doppia fischiata a Perego, ci porta al punteggio di 19-17 per la Focol. Ancora un servizio corto, ancora una volta ha messo un po' in scompiglio la difesa di Trecate. E questa volta sbaglia tutto Turchetto. Time out chiesto da Mister Colombo. Legnano adesso è sul parziale di 20-17, quindi comincia a essere anche interessante il parziale di questo terzo set. Parziale di questo terzo set ci sta dimostrando una Focol sicuramente più vogliosa di restare in scia alla partita, di provare a raddrizzare. Trecate forse dopo i due set vinti è entrato un pochettino convinto, un po' troppo convinto dei propri mezzi. E Legnano probabilmente adesso comincia a credere nei propri mezzi. Legnano dovrebbe far bene a credere nei propri mezzi, è un'ottima squadra. Erbetta a servizio, la seguiamo. Ricezione di Golini, palla in quattro. Muro rigiocato, ancora palla su Golini, pallonetto, difeso. Armonia cerca nuovamente il colpaccio. Brenna riesce in qualche modo a tenere in gioco la palla e sbaglia di nuovo la ricezione. E ancora Massara regala il punto per Legnano. Legnano che adesso è sul parziale di 21-17. Laura Erbetta la battuta. Con una leggera rincorsa per lei. Di forza cerca il punto Trecate, però la palla è troppo forte, troppo lunga, e quindi
è stata toccata la palla. Gli arbitri l'hanno data per buona. Comunque il Landoni dice di averla anche toccata, mettendo fine alle discussioni. Sì. E qui si evidenzia qualche limite in ricezione. 22-18 per Legnano. Rientra Silvia Morandi per Stefania Mo. Marca Armonia, la sua battuta centrale come di consueto, e subito ribadisce Veronica Landoni. Legnano ci crede e continua a battere sempre meglio, mettendo sempre più in crisi la ricezione piemontese. E ancora una volta protagonista Landoni con Biganzoli, che con il muro chiude nuovamente la strada alle piemontesi, e quindi nuovamente marca Armonia alla battuta. Primo set point. E sì, ce la fa, 25-18. Legnano conquista il primo punto, 25-18. E si conclude in questo momento, in questo modo, il terzo set. Quindi siamo su un parziale di 2-1 per Trecate. Ci vediamo tra pochissimo per il proseguo della partita. E siamo adesso al quarto set che inizia appunto con un parziale di 2-1 per Trecate. Ricordiamo fino a qui il cammino delle due formazioni, quindi primo set conclusosi sul punteggio di 1-0 per le ospiti, che hanno concluso con un 25-19. Poi secondo set sempre conquistato dalla Agile Volley di Trecate per 25-21. Poi terzo set invece conquistato da Legnano con 25-18. E quindi un parziale fino a questo momento di 2-1 con Vercelli, che ha incominciato a tentennare in fase di ricezione, e una Focol Legnano che nel terzo set ha ripreso un po' di fiducia nei propri mezzi e che quindi è riuscita a colpire sul punto debole la... riuscito a coprire sul punto debole le piemontesi, e quindi a conquistare il terzo set. E adesso vediamo come si proporranno appunto in questa partita le due formazioni, se Trecate continuerà con insomma un trend positivo che è dimostrato nel primo e nel secondo set, ricezione e attacco, e se la Focol Legnano riuscirà a continuare la propria fase di attacco che è dimostrato nella fase finale del terzo set, e quindi se riuscirà a continuare appunto questa fase positiva. Nel frattempo abbiamo già un parziale a favore di Trecate per 2-1. Vediamo se sarà il Trecate dei primi due set o se sarà quello nervoso dell'ultimo. Subito una battuta sbagliata. Sì, esatto, già qua si parte nervose. Probabilmente Trecate si sentiva con la vittoria in tasca. Parità anche dal punto di vista degli errori in battuta, con Massà che ha spedito la palla direttamente sulla rete. Sì, ricordiamo che questa è la prima partita di un ciclo, sono ben tre, dove Legnano giocherà con poi Chieri e Don Colleoni Bergamo, che sono le altre due squadre con cui
Sì, la posta lotta... direttamente quella prima in classifica, meno fino a questa sera. Errore di Barboni. Vignano che quindi con questa partita inizia un cammino in salita, cammino in salita per cercare di conquistare la vetta della classifica, e ovviamente non avrà vita facile in queste prossime due partite, compresa poi quella di questa sera, tre partite. Vediamo adesso come si concluderà la gara odierna. Vediamo, siamo nuovamente su un parziale di 3-3. Un fraseggio da parte di Legnano. Viene fischiato un fallo a favore di Legnano e quindi si sblocca questa fase appunto di scambi tra le due formazioni, quindi con Legnano che conquista il quarto punto. Gianflo di Biganzoli, ricezione di Golini, palla Morandi in posto 2, direttamente a rete. C'è un cambio adesso per Trecate. A palleggio, scusami. Avevo visto che c'era il mister Colombo che stava chiamando la propria atleta Oliva al rientro in campo. Ne ho visto un po' di corsa. Ed è la stessa Oliva che va a fare un errore in ricezione. Punteggio su 6-3 per Legnano. E chiesto già un primo time out prima ancora del time out tecnico. Sì, coach Colombo sta richiamando attenzione e cattiveria in campo. Facce tese per le piemontesi che rientrano ora. Biganzoli adesso si appresta la battuta. Buona in questa occasione la ricezione, doppia ricezione del libero di Trecate. Battuta Biganzoli, sempre la sua Gianflot, direttamente su Baigueri il libero, palla ancora Morandi, murata fuori, punto Trecate. Pazzella di 7-4 in questo momento con Legnano che sta conducendo questo il parziale di questo quarto set. Legnano che sta andando un po' a colpire le centrali adesso. Ha trovato questa via per cercare di conquistare i punti e ancora una volta andando con un attacco centrale trova l'ottavo punto e quindi si va al primo time out tecnico. In crisi la ricezione di Trecate. Sì, esattamente il Legnano ha esattamente il doppio dei punti dell'avversario in questo momento. Come prima vedevamo mister Colombo molto tranquillo, mi verrebbe un gioco di parole dire che Colombo prima era molto pacifico, adesso sembra pacifico perché è diventato molto 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 agitato in panchina. E calcando un po' il carattere del nostro coach Massimo Pacifico. Esatto, Stefano lo conosco molto bene, è uno che appena fai qualcosa che non fatto bene subito va in escandescenza,
richiamandoti su cosa devi fare e come lo devi fare. Vero e proprio generale, insomma. Assolutamente. Claudio Corte la battuta. Buona questa fase della recessione di tre carte. E ora fatica anche il muro di tre carte. Fatica sulle scelte di posizionamento, favorendo il gioco degli schiacciatori di Legnano. Legnano che adesso ha trovato un altro punto facile con Landoni, che ne è schiacciata sotto rete, è riuscito a conquistare il decimo punto per Legnano, mentre Trecate ferma ancora ai 4 punti del time out. Rientra Ghislaine in palleggio per Trecate. Vediamo se colpirà ancora sulla... No, questa volta ha optato per un attacco sulla fascia. Ha martellato molto sulle centrali Legnano. Assolutamente. Invece di qua, subito palla Morandi, palla in cassaforte. Punto per Trecate. La stessa Morandi in battuta. Fuori. Ennesimo errore. Sta cominciando a perdere la testa Trecate. Adesso Legnano ha anche superato il doppio dei punti dell'avversario, siamo 11-5. Ah, questo non ci voleva. Fast di Perego. Biganzoli non è riuscito a difendere. Punto Trecate. Barboni al servizio per Trecate. Primo tempo di Landoni murato, si rigioca nel campo di Trecate. Attacco di Golini, difeso fuori. Ancora punto Trecate. È in qualche modo riuscita, insomma, a tenere la palla in campo Brenna per un tentativo ancora di sfondamento di Legnano, però purtroppo non è riuscito a dare a buon fine l'attacco legnanese. Tentativo di pallonetto questa volta per Trecate. Ottimo lavoro di Ghislaine a muro, che contiene l'attacco di Massara, ma poi spreca tutto commettendo una doppia. Errore diretto di Golini. Il tentativo di diagonale che è andato direttamente fuori. Time out ancora una volta chiesto da Mister Colombo. Ricordiamo 13-17 per Legnano. Sì, Trecate si sente in bilico in questo momento. È una partita che in questo momento è molto nervosa a parte di Trecate, sembra di vedere i primi set a maglie invertite. Chi prima giocava sul velluto è andato in panico, è saltata la ricezione, adesso tanti errori diretti, soprattutto in battuta, e Legnano invece è tornata a credere in se stessa e ad essere ficcante già dalla battuta. Adesso abbiamo Armonia, che per noi è una sicurezza in battuta, vediamo se poi verrà confermata. Hanno confermate le mie parole. Fast di Perego. Battuta buona come di consueto, però è una sbavatura ancora in ricezione. La stessa Perego va a battere. Aveva iniziato bene la ricezione Trecate, poi però va a sprecare tutto
con un piccolo pasticcio Barboni. Murato l'attacco di Tracate. E ancora tutta l'esperienza di Golini a giocare sulle mani del muro di Massara per portare a casa il nono punto per Tracate. Ghisleni in battuta. 14-9 comunque il parziale, quindi Legnano ancora saldamente al comando, anzi mi correggo, in questo momento 15-9 ancora saldamente in comando, al comando di questo quarto set. E adesso abbiamo l'attacco con Elisa Massara. Il servizio di Elisa Massara, ancora di nuovo a cercare i centrali. Morandi può solo piazzare di là. Attacco di Biganzoli che trova le mani del muro, ma finisce fuori la palla. E andiamo sul 16-9, secondo timeout tecnico per la squadra di casa. Adesso con le immagini vediamo dove siamo. Siamo ancora su Legnano. Sembra di intuire una certa tranquillità in questo momento con la formazione legnanese, che effettivamente adesso è riuscita a raddrizzare un po' la giornata, la serata, a raddrizzare un po' la partita, quindi può stare un po' più tranquilla dal punto di vista del risultato. Ricordiamo, siamo 16-9 per Legnano. Ritornano in campo le due formazioni in questo momento. Ricordiamo, al servizio c'è Elisa Massara. Gianflotte su Barboni, riceve staccato, è un'altra magia di Morandi che sblocca la situazione. Ha fulminato la ricezione la difesa legnanese. Abbiamo visto che Biganzoli si è guardata con armonia, come per dire, ma dove è passata la palla. Servizio di Golini, mette in crisi Biganzoli che riceve male ma fa punto diretto nell'altro campo. E quando ci si guarda mentre la palla torna di qua e cade, non è un bel segno, vuol dire che la crisi è ancora dura, è ancora dura passarla. Attacco di Barboni contenuto, Biganzoli dalla seconda linea. Brea, Murata di nuovo ricostruisce Tracate e sempre Morandi, palla in cassaforte, gioca sulle mani del muro legnanese e porta a casa l'ennesimo punto. Ennesimo punto che si chiama undicesimo contro i 17 di Legnano. Ricezione di Massara. Il tentativo di pallonetto di Crotti. E qui nel campo di Tracate ci si guarda ancora mentre una palla cade banalmente. Sì, non ha capito, non si è intuito con il proprio compagno Morandi e quindi sotto i propri occhi le è sfilato il pallone, quindi il 18° punto di Legnano. E giustamente Ghisleni si affida ancora a Morandi. Morandi che questa volta ha rimediato egregiamente l'errore di prima. Di qua un altro attacco da manuale. Stefania Mo su Morandi già dalla battuta. Stefania Mo, classe 90, ex assist Novara, giovanili. Lunga. Stranamente direi battuta lunga.
Gianflotte di Erbetto. Fast di Pergo. Si allunga fino alle proprie possibilità Federica Biganzoli, però la palla comunque le sfugge di mano, esce dal rettangolo di gioco e si passa quindi al servizio per Trecate. Trecate che adesso ha 13 punti contro i 19 di Legnano. Barboni in battuta direttamente su Biganzoli, palla in 4 per Massara, difesa sull'attacco, palla Golini che manda sulla stina, punto Legnano, e siamo a 20-13. Centrale il tentativo di Armonia e ancora Perego il centrale in fast. Ancora mette palla a terra. Pochi centimetri riescono a conquistare il punto le piemontesi. Direi da incorniciare la partita di Morandi e di Perego per quanto riguarda Trecate. Dando invece una pagella a Legnano. Danno una pagella a Legnano. Un po' da esterno, chi potresti leggere come migliore giocatrice per la formazione casalinga? Direi che ha dato molta consistenza alla rimonta. Armonia in battuta e sicurezza Biganzoli in attacco. Questa volta però è fuori per il 21esimo punto di Legnano. Però c'è stato un tocco a muro. Ah, c'è stato un tocco a muro. Per Trecate rientra Morandi in prima linea. Ghisleni in battuta. Ricezione del libero. Fallo di doppia al palleggio di Legnano. Erbetta non sembra molto convinta. Ancora battuta di Ghisleni. Crotti si trova il pallone direttamente sulle mani. Tentativo di pallonetto di Biganzoli. Un altro doppio pallonetto, questa volta merito di Morandi. E Legnano casca su questo attacco di Trecate e siamo nuovamente a un time out con il punteggio parziale 21 per Legnano contro 17 per Trecate. Trecate ci prova a stare attaccata alla partita con Silvia Morandi. Beh, non potrebbe essere ovviamente altrimenti, perché deve anche lei consolidare la propria posizione in classifica e in virtù anche dei due punti conquistati fino adesso deve tentare il tutto per tutto per cercare di portarsi a casa l'intera posta in gioco. Sempre Ghisleni al servizio, battuta insidiosa, lunga, ricezione approssimativa del libero. Attacco di Biganzoli contenuto, Golini può solo piazzare. L'attacco di Massara murato e non si intendono in ricezione le piemontesi e quindi Legnano può conquistare il 22esimo punto. Forse un po' fortuito questa risposta di Legnano. Legnano ha fatto proprio quello che doveva fare, doveva dare consistenza alla sua battuta e mettere in difficoltà la ricezione piemontese. Così ha fatto nel set scorso e tuttora in questo set. Ancora martellano su Barboni che prende un ace diretto.
Ricordiamo il set prima, nel terzo set Coach Colombo ha dovuto cambiare Barboni. Barboni che adesso ha sprecato la palla direttamente in ricezione, regalando il 24esimo punto per Legnano. E adesso siamo sul 24-18 ancora per Legnano. Io vorrei adesso, per la prossima partita che giochiamo qui in casa, abolire le trombette qui allo stadio. Ed ancora errore diretto al servizio, conduce al 2-2. 25-16, si conclude così il quarto set. E siamo nel tie break della partita tra Legnano e la Agile Volley Trecate. E si riparte. Si riparte, punteggio di 2-2. E qui sarà fondamentale partire bene, ricordiamo si arriva ai 15. Legnano che è partita un po' in sordina in questa avventura, questa sera, è partita soccombendo per 25-19, 25-21. Poi nel terzo set c'è stata la svolta, Legnano ha conquistato il 2-1 con un 25-18 e poi è riuscita a portare Trecate al tie break con un 25-16, quindi Legnano che è riuscita a trovare la chiave di questa partita cercando di sfruttare gli errori delle avversarie, e dal canto suo la Agile Volley Trecate ha cercato il tutto e per tutto di stare in scia a Legnano. Però qualche errore di troppo in ricezione, soprattutto in ricezione, ha permesso alla Focol di arrivare fino a questo punto, per arrivare quindi appunto fino al tie break. Vediamo chi avrà la meglio, se l'attacco di Trecate o la battuta di Legnano. In questo momento alla meglio l'attacco di Legnano con Laura Erbetta che conquista il primo punto per Legnano. Al servizio abbiamo Veronica Landoni. Eccezione di Barboni, Ghisleni si affida ancora a Perego in fast, difesa da Erbetta, palla Massara. Questa volta non sbaglia la ricezione Trecate, non sbaglia neanche la ricezione Legnano con il muro, con Crotti e Biganzoli, e rimandano al mittente l'attacco delle piemontesi, e quindi secondo punto è nuovamente in parità. Super per Barboni, palla che si infila tra le mani del muro. È un po' un attacco tipico di questa giocatrice, che non è la prima volta che vediamo che va a colpire le mani della ragazza muro. Sì, lei è un atleta che ha come colpo migliore questa super a giocare sulle mani del muro. Attacco direttamente sul libero Baigueri che svirgola la palla e quindi consegna nuovamente il servizio a Legnano. Legnano che batte in questo momento con Elisa Massara, la ricezione di Trecate, l'attacco e la ricezione di Brenna, nuovamente armonia di forza, trova comunque opposta Barboni e fuori nuovamente l'attacco di Trecate. E c'è il sorpasso, 4-3 per la Focul. Massara, laterale, la ricezione del libero. Ancora fast di Perego, contenuta a muro da Biganzoli, che si prende la responsabilità di mettere giù questa palla ora sulle mani del muro. Jump float di Massara, ricezione di Isotta Baigueri, palla in quattro per Golini, che
con tutta la sua esperienza, come la giocatore di, la giocatrice di Legnano prima, gioca sulle mani esterne del muro. E ancora una volta in questo modo riesce a eludere, diciamo così, il muro di Legnano e riconquistare palla. Un buon attacco di esperienza. Assolutamente. Ancora lei che gioca sulle mani del muro. Tentativo di pallonetto di Biganzoli, non si fanno sorprendere le giocatrici piemontesi e scavalcano il muro e tenta il tutto per tutto Massara dalla seconda linea, ma non riesce ad arrivare al pallone e quindi siamo, tanto per cambiare, sul punteggio di parità 5-5. Attacco di Erbetta di prima intenzione, ricostruzione, piazzata di Golini e fallo ancora in palleggio per contro Legnano. Stavolta sbaglia Federica con il suo tentativo, prende in pieno il muro di Ghisleni, la mano interna di Ghisleni. Sempre Perego in battuta, Massara. Ancora palla per Biganzoli, pallonetto spinto. Difesa, Trecate butta di là in qualche modo, ancora per Biganzoli, ancora giocata le mani sul Biganzoli, muro. Eh? Invasione a rete di Trecate, punto per Legnano. E Legnano si fa quindi così più vicino ancora alla parità, siamo 7-6 in questo momento per Trecate. Federica Biganzoli alla battuta. Invasione del palleggiatore in contrasto al muro. Va nelle proteste del palleggiatore piemontese. E ancora Golini che gioca sulle mani del muro di Legnano. E si arriva quindi all'8-6, 8-6. Cambio campo. Non vorrei che con questo attacco direttamente sulle mani del muro possano poi portarsi a casa la partita le ospiti di Trecate. Sicuramente adesso hanno una delle loro rotazioni migliori, con tanti centimetri e con il loro posto che torna in prima linea. Ricezione approssimativa di Biganzoli, attacco di Armonia Murato, piazzata, ricostruzione, attacco. Ancora per Trecate, ennesima magia di Morandi che gioca sulle mani. 9-6, Trecate adesso ci crede. Trecate ha ripreso a battere con continuità ed efficacia, tornando a mettere in difficoltà la ricezione locale. E viene chiesto quindi un time out, perché effettivamente adesso siamo 9-6, quindi bisognava un attimo fermare il pallino del gioco e cercare di fare un punto della situazione, che vede Legnano in qualche modo soccombere, anche se l'abbiamo visto spesso, c'è stato, come dicevamo prima, un attacco sulle mani del muro, però comunque fatto sta che Legnano è sotto, ha fatto un ottimo recupero e quindi ha tutto il diritto di credere e di provare a portare a casa la vittoria questa sera. E siamo lì, siamo ancora lì. Questo sicuramente è quello che ha detto Trecate, non è ancora scappato. No.
brutto errore di Claudia Crotti, primo tempo direttamente a rete, e così facilita Trecate. Legnano deve un po' riaffilare le proprie armi per cercare di sferrare il colpo finale. Sempre Ghisleni al servizio, ricezione di Massara, palla in quattro, contenuta a muro, vediamo Golini, l'attacco di Golini, palla in campo e Trecate adesso ci crede, alza le braccia a coach Colombo, vede la vittoria, nuovo la vede lì vicino. Adesso, nonostante il brusio del pubblico, si sente anche la voce di mister Pacifico. Giustamente è un peccato se Legnano butta via questo tie break dopo aver fatto un ottimo recupero nel terzo e quarto set. Sarebbe veramente un peccato sprecare questa opportunità che ha conquistato con le unghie e con i denti Legnano. Quindi il generale mister Pacifico sta cercando di riportare un po' di ordine tra le fila delle proprie atlete e vediamo se le proprie parole questa volta urlate con forza alle biancorosse avranno un qualche effetto. Sulla prima direi di no. Direi proprio di no. 12-6, è sempre più vicina ai 15 punti Trecate. Sempre Ghisleni a servizio, continua a far male. Fuori Massara. Dentro Colonna. Ritorna in campo Anna Colonna, vediamo in questo sgocciolo di tempo. Ricezione di Biganzoli. Ha portato fortuna il cambio per Legnano, conquistando subito un punto, portandosi sul 7-12. Armonia mette giù palla da 4 e grida dietro alle compagne. Sì, la grinta, e si fa sentire. La grinta di questa atleta è veramente invidiabile. Palla corta di Crotti, Gianflot. Errore di Morandi, credo sia il secondo in tutta la partita in attacco. Nuovamente Claudia Crotti la battuta. Battuta sul libero piemontese. Tentativo di pallonetto che però in qualche modo riesce a contenere Legnano. Attenzione, sembrava quasi destinato a uscire. Nuovo muro per Legnano. E come al solito Silvia Morandi gioca sulle mani del muro e mette in cascina un altro punto per Trecate. E siamo 13-8. Golini a servizio. Ci vuole assolutamente un'inversione di rotta. E adesso ennesimo punto di Morandi a muro. 14-8, ormai siamo al match point. Golini in battuta. Ricezione approssimativa. E conquista la partita la Agile Volley di Trecate con la 15-8 il punteggio parziale di questo tie break e quindi con un 3-2 conquista la partita la Agile Volley di Trecate. Legnano cade dopo una serie impressionante di vittorie, una striscia positiva per la formazione biancorossa. Onore comunque ovviamente alle nostre ragazze, ma onore soprattutto alla Agile Volley di Trecate che è arrivata al tie break in una fase decisamente calante per quanto riguarda questa partita. È riuscita nell'ultima parte della partita a trovare la forza di reagire, così però non è stato per Legnano che è riuscita a trovare la forza di andare al tie break, poi purtroppo è crollata nell'ultima parte
della gara, e quindi viene meno insomma tutto il lavoro che è stato fatto fino qua dalla formazione casalinga. Quindi complimenti alle ragazze di Trecate e complimenti comunque per coloro che hanno dato fino a qua alle ragazze legnanesi. Ci è mancata purtroppo soltanto la vittoria. Assolutamente sì, è un peccato, purtroppo vince una sola e stasera ha vinto Trecate. MVP della serata, quindi Silvia Morandi. Per questa sera, per quanto riguarda la cronaca delle partite della Focol Legnano, è veramente tutto. Vi rimandiamo ovviamente a tutte le partite che sono presenti sul nostro sito www.legnanowebtv.com. Se volete poi sono disponibili come sempre anche le interviste del dopo partita. Sarà interessante sentire un po' il commento delle protagoniste di questa serata. E quindi è veramente tutto, un cordiale saluto a tutti voi. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie appunto anche al nostro amico che è venuto a darci un commento tecnico qui in postazione di Legnano Web TV, e vi rimandiamo ai prossimi servizi sempre qui su www.legnanowebtv.com.